c'è l'anno dell'80° anniversario di Fedeli. Che aspettative avete anche a livello economico e di obiettivi per quest'anno? Ma abbiamo l'obiettivo di crescere consolidando le aperture che sono state fatte nel mondo retail in questi ultimi 2 anni, facendo che questi punti vendita vadano sempre meglio. Speriamo di crescere nel resto del mondo almeno di un 10%, questo è un po' il nostro obiettivo. Nel mondo della moda oggi c'è grande fermento da un lato da parte dei grandi gruppi esteri, c'è una vera e propria caccia ai gioielli italiani, dall'altro c'è l'imperativo di andare sui mercati esteri. Voi come vi muovete in questo senso? Ma ci siamo mossi andando sui mercati esteri, abbiamo aperto negli ultimi anni a Londra, in Corea, quindi ci siamo mossi quindi verso mercati lontani dall'Italia. Noi non siamo sempre stati, abbiamo sempre dato molta importanza ai mercati esteri, non siamo mai stati legati solo al mercato nazionale. Oggi l'Italia per noi rappresenta il 30% del nostro fatturato. E dopo ci rendiamo conto che questa concorrenza da parte dei grossi gruppi che stanno comprando tutti i marchi del lusso è sicuramente una realtà di questo momento, però non è che ci preoccupi di tanto. Ognuno fa la sua strada, come se l'ha programmata, e vedremo cosa succederà. Se Monsieur Arnaud bussasse alla sua porta? Comunque lo prenderei in considerazione, poi se la scelta potrebbe cadere a favore di decidere di cedere l'azienda o meno è un altro discorso, però non si può rifiutare mai un'offerta, la valuti e vedi quanto ne vale la pena. E invece da parte vostra l'idea di acquisire dei marchi minori? Io non credo nell'acquisizione di marchi minori, io credo che noi dobbiamo investire solamente sul nostro core business, sul nostro marchio e basta, cioè disperdere le forze per un'azienda come la nostra su dei marchi più piccoli non ne vale la pena, cioè è meglio investire il più possibile sulla crescita di Fedeli nel mondo.